Ed eccoci qui ritrovati a questo secondo nuovo appuntamento sul mondo della raccolta differenziata. Per chi non mi conosce, io sono Melania, la fondatrice ed amministratrice del sito Pianeta delle Idee, un sito che si occupa di rifiuti a 360 gradi. In special modo mi occupo di una corretta raccolta differenziata. Quest'oggi parliamo di un rifiuto di uso quotidiano, un rifiuto direi stra-quotidiano perché parliamo del tubetto del dentifricio. Ma prima, jingle! Come va gettato il tubetto del dentifricio? Perché spesso ci si pone un dubbio, lo devo lavare, lo devo sciacquare, lo devo tagliare, non so. Molti hanno, essendo italiani, abbiamo grande fantasia e creatività anche su come si deve lavare o differenziare un rifiuto. Allora, secondo le indicazioni date dal Coreplà, non necessita lavarlo e né sciacquarlo il tubetto del dentifricio, ma solo terminarlo. Per terminarlo si intende che rimangono comunque all'interno dei residui di pasta dentifricia. Ma è terminato, cioè non riusciamo più a utilizzarlo. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Questo è un tubetto del dentifricio terminato che io schiaccio, ma non esce più nulla, però un po' ce ne rimane all'interno. In questo caso, quindi, è differenziabile. Essendo in plastica, si può differenziare insieme al tappuccio nella raccolta della plastica. Perché ricordiamoci che nella raccolta differenziata, solo la plastica imballaggio è differenziabile. Apro una piccola parentesi, ne siamo pochi in giro, però ci sono ancora dei tubetti di dentifricio non in plastica ma in alluminio. In questo caso, sempre dobbiamo terminarlo, non lavarlo e né sciacquarlo, però lo gettiamo non nella plastica ma nella raccolta dei metalli ed alluminio. Che poi, pensandoci, sarebbe auspicabile che in commercio si trovassero sempre più tubetti in alluminio e sempre meno in plastica. Sappiamo che la plastica è altamente inquinante, soprattutto quella usa e getta, quindi questa qui, mentre l'alluminio è un materiale che è riciclabile all'infinito e quindi pressoché non inquinante, se ci riflettiamo. Che fosse auspicio, insomma, per il futuro. Ultima cosa, a volte all'interno, cioè quando noi compriamo il prodotto, il tubetto del dentifricio, lo troviamo anche all'interno di una scatola che molti si lamentano e dicono: a che serve? Questo lo lascio dire a voi. Io vi posso dire che, ad esempio, questa è una scatoletta dove c'era all'interno il tubetto del dentifricio, va gettata nella raccolta della carta. Credo di avervi detto pressoché tutto, spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo, che vi possa aver aiutato a capire meglio come va gettato un tubetto del dentifricio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao ciao!